Buonasera a tutti gli amici che ci seguono. Comincia questa seduta del corso di cultura identitaria. Ecco, aspettiamo che risulti qualche. Ecco, comincia a crescere il numero dei partecipanti. Ecco. Stiamo facendo una sperimentazione, il corso che di solito facciamo in presenza, stavolta lo facciamo online, a distanza, perché ci sono persone che oggettivamente vivono, abitano lontano da Napoli, hanno difficoltà a venire e quindi pensiamo di farlo una volta ogni tanto, magari una volta al mese, farlo in videoconferenza. Ecco, ovviamente è una scelta che ha degli inconvenienti perché in videoconferenza non c'è quell'atmosfera di libertà di espressione che possiamo avere quando stiamo tra di noi, non c'è la possibilità di guardarsi negli occhi e quindi spiegarsi meglio, cogliere le perplessità o le approvazioni che provengono dagli astanti e quindi non possiamo fare nomi che magari si riesce più facile fare quando siamo in un ambiente riservato. Quindi c'è meno libertà perché le cose che si dicono sul web poi rimangono immortalate, quindi ci deve essere necessariamente un maggior controllo di quello che si dice, le battute vanno centellinate, è un'altra cosa, però comunque è meglio di niente, ci adegueremo a questa forma di comunicazione, però ho già detto e ho avvertito quelli che hanno la bella abitudine di venirci a trovare, che questa abitudine non deve venire meno. Se dovessimo constatare una riduzione delle presenze al corso che si tiene a Napoli, a via Giuseppe Antonio Pasquale numero 36, tutti o quasi i lunedì, questo esperimento sarà sospeso, sarà interrotto. Ecco, vediamo, saluto a tutti i nostri amici, anche per esempio Demetrio, il nostro caro Demetrio, persona validissima che risiede a Udine e oggettivamente per lui, salvo eventi eccezionali, occasioni eccezionali, è impossibile, praticamente impossibile partecipare con regolarità alle nostre riunioni. Quindi è proprio pensando a questo tipo di persone che meritano ogni possibile favore da parte nostra, però ripeto, il corso in presenza è un'altra cosa. Comunque, fatta questa premessa, io voglio, poiché con il corso in presenza siamo andati abbastanza avanti con gli approfondimenti. Ecco, quindi oggi invece dobbiamo ricominciare da capo e quindi dobbiamo fare un discorso più generalista che riguarda anche le persone che non hanno nemmeno idea di che cosa sia questo corso di cultura identitaria. Infatti è una novità che io sappia, è una novità assoluta. Ecco, vediamo che Gianni ha qualche difficoltà con la connessione. Ecco, speriamo che non ci faccia degli scherzi durante il collegamento, la connessione. Ecco, dicevo, è un esperimento, una novità che abbiamo avviato qui a Napoli dall'anno scorso ed è un corso di cultura identitaria. Una novità perché di corsi di storia ce ne sono. Corsi di cultura identitaria, che io sappia, non ne ho notizia, ecco. Ed è una cosa un po' particolare. Qual è lo scopo di questo corso? È uno scopo comunitario e personale.
cioè di farci capire veramente chi siamo come persone e in quale comunità ci collochiamo. È un'indagine che parte dai dati di fatto. Io faccio sempre l'esempio della persona che ha perso la memoria a seguito di un trauma e che si trova a dover recuperarla attraverso alcune domande. Si guarda allo specchio e comincia a notare i propri tratti somatici, se addirittura ha perso anche coscienza di questo. Poi comincia a guardare le foto di famiglia, a guardare l'ambiente che lo circonda e poi comincia a chiedersi qual è la propria storia familiare, in quale contesto lui è cresciuto, gli avvenimenti storici, gli avvenimenti sociali che hanno contrassegnato la sua vita. E quindi piano piano comincia a capire i luoghi che frequentava, quello che gli è stato trasmesso dai propri genitori, i rapporti che ha avuto con i propri amici, ecco, e piano piano comincia a ricostruire la propria identità, perché l'identità non è una cosa astratta che si sceglie a tavolino. L'identità, come vorrebbero certe correnti moderniste, per cui uno addirittura a una certa età deve decidere che sesso avere o giù di lì. Noi stiamo semplicemente cercando di capire chi siamo. Ecco. Noi crediamo che in questa domanda sia fondamentale la ricerca della identità, quella identità che è una parola equivoca, identità, è una parola che suggerisce la stasi, cioè essere sempre uguali a se stessi, non cambiare mai. Però, sai, le parole sono spesso ambigue. Noi diciamo che identità equivale a tradizione, perché è la tradizione che ti fornisce i dati essenziali sulla tua mentalità, sul tuo modo di vivere. Poi, ovviamente, non basta quello, perché qualcuno vive anche in contrasto con la propria tradizione, quindi, però, o che la si viva o che la si avversi, la tradizione è un punto di riferimento ancora fondamentale. Prima che riescano a sradicarla, perché come abbiamo avuto spesso modo di dire, i legami, tutti i legami, quelli affettivi, personali e quelli comunitari, sono degli ostacoli per chi vuole imporre la propria volontà. Questo sistema in cui dei messaggi vengono ripetuti ossessivamente per condizionare le scelte, oppure si cerca sempre di più di penetrare nella vita delle persone per uniformarne il comportamento a quello che è il pensiero dominante. Ecco, una persona che ha degli affetti è capace di dire di no, perché a un certo punto ha delle priorità che gli impediscono di obbedire agli ordini o alle direttive di una società conformista ma anche autoritaria, come stiamo vedendo adesso. E quindi una persona può dire: oggi io non faccio questa cosa perché oggi ho il compleanno di mio figlio. Quindi c'è un legame con tuo figlio che ti porta a dire di no in alcune circostanze, no? Ecco, così come salendo a livello più elevato, tu puoi dire: io appartengo a una comunità in cui, per esempio, i fuochi d'artificio sono una tradizione consolidata. Quindi a me non io non trovo giusto questo comando che mi vieta di festeggiare in questo modo. Oppure io voglio vivere così, voglio coltivare il mio orto e tu mi stai dicendo che, non so, l'Unione Europea proibisce di coltivare gli orti perché c'è un numero chiuso oltre il quale non si può coltivare e io invece la mia coscienza mi dice che questo è un comando ingiusto. E allora risali alle fonti di questa tua mentalità, di questo tuo attaccamento a un certo modo di vivere.
Ecco, e questa fonte si trova nel retaggio dei padri, delle madri, dei nostri antenati che si sono tramandati una certa mentalità. Questa mentalità fa sì che uno si possa definire napoletano, un altro brasiliano, un altro veneto. Ecco, è la bellezza del mondo, quella diversità che ci fa diventare delle belle avventure i viaggi, perché quando tu viaggi in un mondo tutto uguale, ecco, come vorrebbe il nostro sindaco di Napoli, per esempio Manfredi, che voleva mettere a Napoli la ruota panoramica chiamata Occhio di Londra, quella che c'è anche sul Tamigi. Ecco, ovviamente queste sono persone che hanno una cultura non identitaria, non legata alla tradizione, anzi che pensano che le città siano dei non luoghi, no? Dei non luoghi come i centri commerciali per cui vi si possa impiantare un po' di tutto, un po' di tutto. Meno male che pare che sia tramontata questa prospettiva di mettere la ruota tra l'altro in un panorama così sacro, diciamo, dal punto di vista della collettività che è quello di Napoli. Ma questi scempi si consumano ovunque, anche quello che vogliono fare con le concessioni marittime che lasceranno i nostri litorali in balia delle multinazionali. Cioè, sono tutte cose che snaturano il nostro territorio, rendono i nostri territori da luoghi plasmati e vivificati dalla presenza umana, diventano dei non luoghi, delle praterie di plastica dove possono scorazzare i predatori internazionali. Questo è l'obiettivo che certa modernità malata vuole conseguire. Ecco, per esempio, il fatto di insegnare ai bambini dell'asilo come sono fatti gli organi genitali è una cosa che ripugna alla nostra mentalità. Noi non riteniamo che sia un riflesso di, come possiamo dire, di una cultura arretrata. No, riteniamo che ci siano delle solide ragioni che la nostra tradizione ci suggerisce perché si possa respingere questo tipo di violenza, perché è una violenza quando è fatta contro la volontà della gente. Allora, quanto più siamo legati tra di noi, quanto più siamo legati alla nostra comunità, tanto più abbiamo gli anticorpi per reagire alle follie interessate di queste oligarchie. Di queste oligarchie che vogliono appunto la distruzione di ogni legame. Io voglio premettere, quando si parla di tradizione, quando si parla di identità, non si parla di restaurazione di un passato che non può più tornare. Come ci insegna sempre il nostro amico professore Gianni Turco, la tradizione è conservazione di ciò che vale. E abbandono di quello che è caduco, di quello che non merita di sopravvivere oppure che è legato a dei momenti particolari, ma che non appartiene all'essenza del nostro modo di vivere. No, ci sono nella nostra vita delle cose che noi facciamo in determinati momenti, ma dopo non le facciamo più perché le riteniamo non adeguate ai momenti, non adeguate alle situazioni, eccetera. E così la tradizione, noi non vogliamo restaurare certe processioni che si facevano ad ogni angolo di strada come tanto tempo fa. Capiamo che oggi la società è cambiata e la tradizione deve essere accettata dalla comunità, non può essere forzata, deve essere accettata con naturalezza. Le forzature portano alla repulsione e quindi ottengono l'effetto contrario. Tutto si deve svolgere con naturalezza. Ovviamente noi pensiamo che la nostra tradizione, poiché ognuno di noi la porta dentro, non è difficilissimo farla rinascere. Il problema, o meglio, riportare alla luce quello che c'è di valido nella nostra tradizione, che merita di essere trasmesso alle generazioni che verranno.
E quindi noi cerchiamo di interrogarci per capire chi siamo. È una domanda che presenta grandi difficoltà. La risposta a questa domanda è molto difficile. Perché? Perché noi viviamo una singolare condizione che in parte ci accomuna a tutti i popoli della Terra, perché tutti i popoli della Terra sono soggetti a una propaganda mondialista che presenta come i dogmi del progresso moderno come irrinunciabili e tutte le società che hanno una visione diversa vengono condannate, anzi spesso costrette con la forza ad adottare dei comportamenti diversi che non sono i loro. Ecco. Quindi siamo stati bombardati, quindi questo vale per tutti, quindi vale anche per dei popoli che hanno avuto una colonizzazione meno forte della nostra. Ma noi invece siamo un popolo, un unicum in Europa, perché abbiamo subito un'annessione allo Stato unitario italiano, siamo stati inglobati con la forza, senza che la nostra gente ne fosse convinta, non solo, ma questa annessione è avvenuta in base a dei valori completamente diversi da quelli che il nostro popolo apprezzava e praticava. Tant'è vero che la famosa frase, anche agghiacciante, di Massimo D'Azeglio, abbiamo fatto l'Italia, ora bisogna fare gli italiani. Questo vuol dire che gli italiani non avevano coscienza di essere tali, però bisognava farli, cioè bisognava plasmare la loro mente affinché si credessero membri di una comunità più ampia, perché loro conoscevano soltanto la loro patria, non avevano ostilità verso gli altri popoli della penisola, ma si sentivano veneziani, si sentivano piemontesi, toscani, napoletani, eccetera, e siciliani, eccetera. Allora, innanzitutto non posso non salutare questo amico dal nome esotico che però porta uno stemma in cui vedo un piccolino, ma mi vedo i colori del giallo, cioè oro e rosso dell'Aragona, della Spagna. Ecco, ci manda un bel messaggio. Napoli nel cuore di una città di Carlo V in America. Ecco, Napoli capitale plus ultra. Ecco, questo veramente ci fa piacere, vedete? Allora, fosse anche solo per persone così, sarebbe valsa la pena di fare questo collegamento. Ecco, Napoli viene proprio in questi giorni, a cagione di un avvenimento sportivo, abbiamo vissuto questo bel gemellaggio spirituale con il popolo argentino, ecco, un popolo ispanico, un popolo latino che sente istintivamente una simpatia. Maradona non ha fatto altro che concretizzare una affinità che la storia ha formato e ha decretato. Ecco, non è un'affinità simile quando non è sorretta, cioè voglio dire una simpatia simile quando non è sorretta da una vera affinità. È effimera, dura poco. Qua invece Maradona è spaziato tra due popoli che entrambi rappresentavano la sua casa. Ecco, ma noi questo perché lo possiamo dire? Lo possiamo dire perché stiamo studiando proprio questi aspetti. Abbiamo in particolare, ci siamo soffermati molto sulla storia ispanica di Napoli e della Sicilia proprio perché riteniamo che quel periodo storico faccia emergere molto della nostra identità in un periodo cruciale della storia d'Europa, in particolare in cui l'Europa si spaccò e noi ci battemmo con un certo entusiasmo dalla parte delle Spagne. Ecco, ma non è questo, diciamo, questa è una introduzione, quindi non è il momento di parlarne. Ecco, mi ha colpito, per esempio, una dichiarazione che aveva fatto in vita il povero Mihailovic, questo
giocatore, allenatore che è morto ieri o l'altro ieri, generando tristezza in tutti quelli che lo avevano conosciuto anche solo attraverso la televisione e i giornali. Ecco, lui diceva che a Napoli, lui che a Napoli non ha mai né giocato né allenato, diceva che aveva grande simpatia per il popolo napoletano perché avvertiva lo stesso senso della famiglia che ha il popolo serbo. Poi acutamente ha aggiunto: noi siamo un po' più duri, un po' più duri. Però aveva colto nel culto della famiglia una similitudine con il suo popolo. Una cosa analoga ha fatto anche l'altro giocatore, il giocatore del Napoli, Kvaratskhelia, che viene dalla Georgia, Georgia cristiana. E anche lui ha parlato di sentimento della famiglia. Ecco, vedete, questo è un giocatore che sta a Napoli da pochi mesi e ha notato questo sentimento della famiglia, l'ha notato, secondo me, perché noi questo sentimento si espande anche al di fuori della famiglia. L'abitudine che abbiamo noi e che gli stranieri hanno adottato, quelli che vivono a Napoli o che vengono a Napoli, di chiamarci fratelli o di parlare di affetto fraterno anche tra amici, è un qualche cosa che trasmette, espande il sentimento familiare anche alle relazioni amicali. Ecco, vedete, stiamo facendo dei ragionamenti che alle volte, man mano che il corso va avanti, come dire, sono delle novità anche per noi perché ci chiariamo determinate idee. Io anni fa scrissi un articolo sull'Alfiere in cui cercai di cominciare questa analisi sulla napoletanità o sull'essere del sud, partendo da zero. E mi sono detto che cos'è che ci accomuna quasi a tutti i popoli che hanno un forte senso della tradizione. E io mi sono detto l'ospitalità. L'ospitalità, ecco, l'ospitalità che oltretutto ha una matrice anche antichissima. Voi sapete che nei poemi greci era sacra l'ospitalità. Ulisse vagava tra popoli diversissimi, potenzialmente ostili, però c'era la regola che l'ospite era sacro. Il cristianesimo ha acuito questo senso o perlomeno lo ha confermato e l'ha tramandato, perché anche per il cristianesimo l'ospite, cioè il pellegrino, è sacro. Devi dare ospitalità al pellegrino, cioè al viandante. Questo è un senso di ospitalità che è qualcosa che accomuna i popoli legati alle tradizioni. Mi ricordo che, poiché sono appassionato, studioso, diciamo, della guerra di secessione americana, ricordo che la cultura del sud dell'America, a parte il problema della schiavitù che non voglio nemmeno sfiorare perché è complessissimo e si dicono tante banalità e sciocchezze sul punto, ma al di là di questo, l'autentica civiltà del sud era fondata sull'ospitalità. Quando in Virginia, per esempio, si propose di creare un grande albergo nella capitale Richmond, e stiamo parlando dei primi anni dell'Ottocento, ecco, ci fu un esponente dell'aristocrazia locale e disse: ma che bisogno c'è di un albergo? Se sono persone che vengono in pace e in amicizia, ci sono le nostre case. Se invece sono persone che non vengono in pace e in amicizia, allora non li dobbiamo proprio accogliere. Allora, vedete, i popoli che hanno delle forti tradizioni hanno l'ospitalità al vertice dei propri valori. Ora, non bisogna generalizzare, ci stanno pure i meridionali antipatici, i non ospitali. A Napoli ce ne stanno parecchi, per esempio, perché Napoli è una città composita. E questo adesso non lo possiamo spiegare proprio. Ci sono quelli che accettano, ecco, è tornato il nostro Gianni. Ecco, ci sono anche a Napoli quelli che sono ospitali,
quelli che quando gli chiede un'informazione stradale si fanno in quattro per dartela, ti accompagnano magari anche personalmente in qualche caso al posto che devi raggiungere, e ci sono quelli che non ti rispondono nemmeno, caso estremo, oppure ti rispondono senza guardarti in faccia, ti danno una stringata risposta e vanno via. Perché? Perché anche qui da noi, nel cuore della capitale del regno di Napoli, ci sono delle persone che non hanno assimilato o che hanno respinto la cultura della loro comunità, del loro popolo. Quindi io partendo dal ragionamento, questo ragionamento, che cosa ci accomuna? L'ospitalità. Sì, l'ospitalità accomuna quasi tutti i popoli che hanno il rispetto e la continuità della loro tradizione. Oltre a questo, il senso della famiglia. Noi tendiamo a considerare la famiglia come qualcosa che si può allargare. Se viene un amico, cerchiamo di farlo sentire come se fosse parte della nostra famiglia. Io mi ricordo che mia madre aveva la buona, ma a volte fastidiosa abitudine di darmi sempre torto quando io facevo questione con un amico a casa nostra. Tendeva a dare ragione all'amico per non farlo sentire estraneo. Ecco. Allora, queste sono delle piccole riflessioni che noi facciamo per capire un po' chi siamo. È esperienza comune di coloro che sono andati a vivere all'estero, ma anche nel nord Italia. La gente del nord di solito è più restia a farti entrare in casa. Io ricordo un collega carissimo, quando io lavoravo al nord, più anziano di me, che penso mi volesse anche bene, però dovettero passare una decina d'anni prima che mi dicesse: Edoardo, perché non vieni a vedere la partita della nazionale a casa mia? Evidentemente aveva avuto bisogno di 10 anni per superare ogni forma di remora nei miei confronti e per superare anche la timidezza di farmi entrare a casa sua. Io ho apprezzato molto questo, ma noi, per esempio, quando veniva un collega, una volta venne un collega del sud come primo incarico, io subito lo feci venire a casa mia, e lui mi assentai un attimo e lui disse: Edoardo, ti dispiace, ho preso una bibita dal frigorifero. Io gli dissi: guarda, mi fai solo contento perché vuol dire che ti senti a casa tua, però non fare una cosa del genere con i nativi, perché chiamano i carabinieri, rischi che la prendano male. Ecco, noi abbiamo questa tendenza che alcuni trovano fastidiosa, stabilire appunto una confidenza, una fraternità, una familiarità con le persone. È il nostro approccio che abbiamo alla vita. Quindi, quando entriamo in contatto con culture diverse, bisogna intendersi. Ci sono tanti settentrionali che amano il nostro modo di vivere. Ecco, anche un grande come Federico Nietzsche, che io ho di cui io ho pubblicato recentemente una bella frase che trovate sul sito, sulla pagina Facebook di Sud e Civiltà, e su cui che ha avuto un successo enorme di consensi. Ecco, lui veniva dalla Prussia, figlio di un severo pastore protestante nella zona di Lipsia, e si innamorò di Napoli. Però altri non riescono a fare questo salto perché Napoli ti Il sud ti spinge a essere estroverso, ti spinge a confidarsi, ti spinge a far parte di un gruppo. Le persone che sono introverse, che sono timide, che sono abituate a rapporti silenziosi, che parlano poco, eccetera, lo subiscono un po' come un peso, un fardello. È un fardello. Ecco, poi magari se riescono a rompere questa barriera e fare il salto nel buio, e dopo si innamorano della città perché è una o della nostra cultura, perché è un'esperienza inebriante far parte
di una comunità, non per nascita, ma per affinità, per amicizia. E questa è un'emozione che si prova in modo particolarmente forte a Napoli, perché Napoli è una grande città che ha un popolo. È un popolo che, al di là delle differenze, mostra di avere un qualche senso della comunità, perfino quelli che rifiutano. Invece quando vanno al centro di Napoli, dico vado giù Napoli come se fosse una città diversa, però in qualche occasione hanno il vezzo di mostrarsi affabili come il resto della popolazione. Ora, uno straniero che viene a Napoli, come mi è capitato alcuni amici polacchi che sono venuti a Napoli, una ragazza evidentemente molto sensibile, nel giro di 2 o 3 giorni ha detto: ma questa città ha un'anima. Cioè, stava dicendo qualcosa con un senso di meraviglia. Quest'anima, secondo me, è il fatto che lei ha avvertito un senso di comunità, un legame invisibile tra le persone, un legame tacito che però si avverte. E se lo straniero, comunque chi viene da fuori, avverte di essere riuscito a entrare nella comunità, una comunità non piccola, non in cui non c'è una tessera di iscrizione, ma una comunità che ti avvolge perché tu sei lì, e questa è un qualche cosa di unico. E ecco perché la gente impazzisce, cioè o ha una repulsione quando non ce la fa, no? È troppo forte, o il salto è troppo forte, ma se riesce a farlo è come chi dopo aver fatto un tuffo deve continuare a tuffarsi, ecco. E questi ci amano. Allora ecco il fenomeno di un Lucio Dalla che dice: Dalla che dice, mi vorrei far fare tutti i giorni iniezioni di napoletanità, non so che pagherei, eccetera, eccetera. Perché noi siamo un residuo di una civiltà antica e siamo rimasti in vita perché abbiamo un popolo che è abbastanza refrattario alla modernità, in quanto è abbastanza autosufficiente entro certi limiti. È chiaro che dai e dai si distrugge anche il legame comunitario, si distrugge l'influenza della tradizione. Ecco. Ora, questo in sintesi e con qualche esempio alla buona è il lavoro che stiamo cercando noi. Anzi, voglio precisare, questo non lo si fa per creare delle differenze, ma semplicemente che poi generino odio, antipatia. No, no, noi siamo la civiltà dell'amore. Diciamo, Napoli ama talmente il concetto di amore che per pudore non ha nemmeno il verbo amare. Noi diciamo ti voglio bene, perché l'amore ci sembra un concetto così elevato che lo riserviamo alla divinità, oppure lo teniamo nel nostro cuore. Ecco, l'amore per noi è alla base, poi non è che tutti quanti lo applichiamo quotidianamente, ovviamente, se no saremmo dei santi e avremmo già risolto il problema dell'aldilà. No, però in linea di massima siamo ben disposti verso il prossimo e anche verso il remoto, anche verso il remoto. Abbiamo un'apertura. Chi ha una forte identità non ha paura di incontrare gli altri, perché è un arricchimento reciproco. Se uno invece ha un'identità debole, non incontra gli altri, o meglio, non dà agli altri il dono di un qualcosa di bello che si è formato nei secoli. Quando Macron dice non esiste, la cultura francese non esiste, esiste la Francia delle culture. Allora, innanzitutto esprime una frase che è una contraddizione in termini, perché se non esiste la cultura francese, non esiste nemmeno la Francia, perché la Francia, a meno che non la consideriamo un mero contenitore di culture, ma poi quali culture? Se il mondo, se questa frase, come dire, esprime un disprezzo verso la cultura, allora anche le altre culture sono destinate ad annullarsi, come i colori che nel sacchetto di coriandoli, alla lunga, se lo guardi da lontano, fanno un grigio indistinto. Ecco, noi invece pensiamo che i colori debbano rimanere tali, che le cose che ripugnano all'animo umano debbano sicuramente essere corrette.
ma non con le baionette e con i carri armati, attraverso un'opera di civilizzazione che non è assolutamente da respingere, ma la civilizzazione, ripeto, non si fa sulla torretta dei carri armati e nemmeno sulla punta delle baionette, come qualcuno ha creduto di fare con i recalcitranti meridionali al momento dell'unificazione italiana. Ora, io a questo punto vedo che purtroppo il collegamento con Gianni Turco è molto ballerino, sta lodevolmente tentando continuamente di riprovare, ma dura pochi secondi e si stacca. Quindi io passerei la parola al nostro Enrico Fagnano, scrittore storico, che ci sta, storico serio, documentato, che ha la stessa concezione nostra della ricerca e della divulgazione storica, e è stato un incontro veramente bello e provvidenziale, che sta dando degli ottimi frutti. Ecco. Quindi noi abbiamo detto non è un corso di storia, però la storia è indispensabile per capire da che cosa derivano certe nostre preferenze, certe nostre idiosincrasie, certe nostre abitudini, certi nostri rischi che corriamo e opportunità che non sappiamo sfruttare. Quindi la storia è fondamentale. Però noi ne parliamo per arricchirci dal punto di vista della consapevolezza del senso di appartenenza, perché poi una volta che uno ha un senso di appartenenza, vedrete che si destreggia molto meglio non solo nelle ricerche storiche, ma anche nella comprensione del presente. Quindi io adesso provo a raggiungere allo streaming il nostro Giovanni Turco, lo vediamo, però darei prima la parola ad Enrico per verificare se questa connessione ha un minimo di stabilità. Va bene? Allora, caro Enrico, prego. Sì, certamente non è un corso di storia, però la storia è quello che cementa la nostra unione. Io vorrei sfruttare questa occasione per spingere quelli che sono collegati e che non sono mai venuti al corso, per spingere queste persone invece a venire, perché veramente adesso che tu mi hai dato la parola, Edoardo, io ho proprio tangibilmente, materialmente ho toccato la differenza tra l'essere al corso ed essere qui. Io non vedo i miei interlocutori. Quando siamo al corso, noi siamo tutti vicini, sostanzialmente in una specie di circolo, ci guardiamo negli occhi e la presenza la collaborazione di tutti arricchisce il corso. In questo corso impariamo tutti, si impara tutti da tutti. Anche chi è incaricato quel pomeriggio di fare la relazione impara dagli altri, dai presenti, perché arrivano delle domande che a volte sono letteralmente spiazzanti. Con i presenti, specialmente alcuni in particolare, riescono a fare delle connessioni alle quali nessuno penserebbe. E se sono state fatte, e ci sono anche delle motivazioni a volte inconsce, inconsapevoli, quindi si allarga l'orizzonte della discussione, si parla a tutti e tutti hanno qualcosa da dire che può servire agli altri. A volte andiamo nei nostri confronti molto al di là dell'obiettivo che ci siamo posti. Per esempio, l'ultima volta tu, Edoardo, hai fatto un incontro sull'origine della diffamazione di Napoli, individuandola in un certo periodo storico e con determinate cause. E io, per contribuire al tuo lavoro, ho portato il saggio di uno storico americano che si chiama Nelson Moore, che deve essere considerato un autore al di sopra di ogni altro
sospetto, non può essere considerato un filo meridionale perché anche il nome e il cognome ci dicono chiaramente che è un americano neanche di origine italiana. E nel suo saggio non ricordavo neanche questo passaggio. A un certo punto lui dice una cosa che veramente fa venire i brividi. Dice: in questo momento nel quale i fuoriusciti sono venuti a Napoli e hanno portato a Napoli tutto il loro rancore, tutto il loro odio, hanno cominciato da napoletani a parlare male di Napoli, nasce quel fenomeno incredibile, dei napoletani che parlano male di Napoli. Cioè lui da americano non riesce a capire come sia possibile che ci sono dei cittadini di una città che non esaltano la propria città, che non la difendono. È un fenomeno per lui stranissimo questo di alcuni fortunatamente sono una minoranza, ma purtroppo ci sono, alcuni napoletani che non abbracciano la nostra cultura, la nostra civiltà e non la difendono. E lui trova l'origine di questo manipolo di falsi napoletani proprio in quel periodo nel quale scesero a Napoli centinaia di fuoriusciti e cominciarono a denigrare la nostra città. E questa è una cosa, è un risultato che io non mi aspettavo neanche di tirare fuori da quell'incontro. Però appunto questi incontri poi prendono delle direzioni incredibili ed escono fuori delle cose che nessuno prima dell'inizio della serata poteva immaginare. Perciò fare il corso in presenza, guardandoci negli occhi e portando tutti il proprio contributo, è tutta un'altra cosa che farlo. Chi non è mai venuto e si deve accontentare di questo surrogato veramente non sa che esperienza si perde. E sono tutti presenti, che poi siamo sempre più o meno una trentina, si sentono partecipi e motivati. Difatti, quando poi si torna a casa, io vedo che la sera qualcuno ha recuperato da internet o dalle cose che teneva a casa dei documenti che integrano quello che abbiamo detto nel corso. Per esempio, l'ultima volta Salvatore Di Bella ha pubblicato sulla chat diversi documenti che hanno aggiunto argomenti a quello che avevamo detto. E quindi è un lavoro che è più che un corso, molte volte sembra un vero e proprio laboratorio, sai, Edoardo? Un laboratorio nel quale ci si confronta tutti. Uno si incarica di portare una serie di nozioni, le presenta, le snocciola e poi tutti gli altri ci lavorano attorno. Io vedo che il collegamento di Gianni mantiene e ne approfitterei per dargli la parola. Se tu sei d'accordo, Edoardo. Io sono d'accordo e hai dato l'ennesima prova scusami, del signore che sei, perché io ti sto apprezzando oltre che come studioso, soprattutto come uomo, ti posso dire. Sei Ma sempre mi sembra la di un cosa più garbo. normale, visto che regge, diamo spazio. Sì, vediamo, approfittiamo del vento Sì. favorevole. Allora, Prego, Gianni. sì, grazie. Allora, buonasera a tutti. Io parto proprio dalle considerazioni che stava facendo Enrico. Le condivido pienamente. Faccio mio l'invito a partecipare, a esserci, a portare, diciamo, il proprio contributo di partecipazione, di riflessione, eventualmente di domande, di approfondimento. Il corso, come si dice adesso, in presenza è qualcosa che ha una densità, diciamo, oltre che comunicativa, umana, incommensurabile e insostituibile. Quindi ringrazio Enrico e condivido quello che diceva adesso Edoardo per quanto riguarda l'apprezzamento nei confronti di Enrico. Ringrazio Enrico anche per la cortesia usatami adesso. Purtroppo la mia connessione non è proprio al massimo, spero che regga. Allora, cari amici, io richiamerei l'attenzione sulla connessione tra identità, memoria e tradizione.
Giustamente è stato ricordato all'inizio che il corso vuole essere una sorta di ricerca, una ricerca attiva, consapevole e impegnata, diciamo così, di una sorta di essenza storica, perché questa essenza sia una premessa, anzi in fondo sia una premessa sostanziale, sia una premessa, diciamo così, impegnativa per un'opera di faticosa, fondamentale, ma imprescindibile ricostruzione. Ricostruzione, potremmo dire, dal punto di vista storiografico, certamente, ma anche, e ancor prima, ricostruzione, potremmo dire, dal punto di vista del ritrovamento dei principi, ma di un ritrovamento vivo, concretissimo, non astratto, non generico, ma assolutamente tale da coglierlo nella sua capacità di essere fecondatore per la vita degli esseri umani, fecondatore per la vita delle comunità storiche e quindi, nello specifico, fecondatore e quindi propulsore per ciò che è stata la vita plurisecolare delle comunità delle quali siamo eredi. Quindi in questo senso un corso di cultura identitaria concepito come è stato concepito nell'ambito dell'attività di Studio e Civiltà, ripeto, è qualcosa di singolarmente stimolante e di assolutamente, potremmo dire, efficace per quanto riguarda l'impianto di una considerazione, potremmo dire, benefica, potremmo dire propulsiva, proprio per quanto riguarda una prospettiva di futuro delle popolazioni che abitano, diciamo così, quella parte della penisola che va grosso modo dall'Abruzzo fino alla Calabria e che ovviamente continua nella bellissima Sicilia. Ebbene, allora, identità, memoria, tradizione. È stato detto all'inizio che l'identità si concreta nella tradizione, potremmo dire sbocca, sfocia, ma anche sboccia nella tradizione. Vediamo di intenderci un attimino su che cosa significano questi termini. Questi termini spesso usati in una maniera non proprio chiara e spesso suscettibile di varie, diciamo così, semantizzazioni. Beh, allora, identità si può dire in molti modi. Vi è un'identità ontologica che è il che cos'è di una cosa, l'identità ontologica, che cos'è questa determinata cosa, che sia un oggetto qualsiasi, che sia un oggetto dell'arte, un oggetto di carattere naturale, quello che si vuole. Beh, l'identità ontologica corrisponde, ripeto, alla natura della cosa, all'essenza della cosa. Questa identità va ricercata, va capita, va conosciuta, è quella che è, si ricava studiando la cosa della quale si ricerca appunto l'identità. Ci può essere un'identità sociologica che corrisponde ad una certa rappresentazione ricavata da certe ricorrenze empiriche osservate sulla base di certi metodi potremmo dire rappresenta, raffigura quasi ciò che costituisce, potremmo dire, una immagine prevalente. Ma questa immagine prevalente è un'immagine, potremmo dire, generale o un'immagine che si ripropone, ma non è propriamente qualcosa che ci restituisce l'essenza. Non è qualche cosa che fa emergere, potremmo dire, un'anima, cioè ciò che è essenziale e insieme vitale. Dunque, che cosa ricerchiamo ancora? L'identità nel senso ontologico propriamente no, quella è una ricerca, potremmo dire, di carattere filosofico. Un'identità sociologica si tratterebbe di una pura e semplice rappresentazione in fondo costruita
sulla base di certi metodi, di certi metodi. Purtroppo la connessione. No, abbiamo approfittato abbastanza, diciamo, abbiamo adesso sicuramente qualcosa è riuscito a dirle, a farcelo capire. Vabbè, continua allora Enrico, dopo magari facciamo un ultimo tentativo, se riesce, vediamo un attimo adesso. Riproviamo un attimo. Eccomi solo, qua. Eccomi qua. Chiedo scusa, ma non dimentico da me. E dicevamo, allora qual è ancora la possibile significazione dell'identità? Dicevamo non un'identità sociologica, allora si potrebbe dire un'identità ideologica, ma attenzione, l'identità ideologica corrisponde ad un progetto da attuare, corrisponde ad una volontà di introdurre e di in fondo attuare un certo determinato punto di vista. Qual è ancora l'identità? Beh, l'identità convenzionale, un'identità che viene da un certo modo di intendere, un io voglio essere così piuttosto che cos'ha, beh, questa identità, come tutto ciò che è convenzionale, sarebbe puramente fittizio. E no, l'identità che viene ricercata attraverso questa, potremmo dire, ricerca di cui dicevamo, è l'identità storica. Identità storica. Ovviamente l'identità storica ha un fondamento ontologico, cioè si tratta di capire ciò che distingue, ciò che specifica, ciò che caratterizza, ripeto, delle comunità, potremmo dire un mondo storico che ha una fisionomia propria. Ecco, questa fisionomia propria, questa fisionomia però essenziale, quindi che vive nel tempo, che potremmo dire si sedimenta nel tempo, che nel tempo si sviluppa, ma che ha elementi chiaramente ravvisabili di continuità, bene, questa è l'identità storica. A questa identità, dunque, facciamo riferimento. Allora, l'identità storica, quindi non un'identità sociologica, non un'identità ideologica, non un'identità convenzionale, questa identità storica è qualcosa di determinato e trova, potremmo dire, il suo luogo di espressione nella memoria. Anche qui, attenzione, quale memoria? Beh, la memoria autentica, non la memoria che è costituita semplicemente da una collezione di dati, da una collezione di elementi documentari, certamente, perché la memoria sia autentica occorre che ciò che è conosciuto sia ben chiaramente documentato, cioè che corrisponda alla realtà, perché la memoria sia autentica occorre ovviamente ancora che essa sia plenaria, non monca, non parziale, ma che abbia il respiro tale da abbracciare e da restituire ciò che è accaduto. Ma attenzione, la memoria autentica, abbiamo detto, è memoria storica, nel senso che è la memoria di una continuità e delle origini. È la memoria di ciò che dura ed è la memoria di ciò che è, potremmo dire, essenziale, distintivo, ovviamente distintivo dal punto di vista della civiltà, distintivo dal punto di vista delle espressioni più alte, più rappresentative, più degne, potremmo dire, di una certa determinata comunità che nel tempo si sviluppa. La memoria autentica reca in sé sempre la valutazione di ciò che trasmette. Ovviamente si può trattare di una valutazione positiva o negativa, ma che comunque esprime un apprezzamento. Quindi in questo senso la memoria storica è sempre una memoria razionalmente vagliata, razionalmente filtrata, ed insieme una memoria che fa attenzione a ciò che ha inciso particolarmente, a quei tornanti storici, a quei momenti epocali che sono decisivi perché un popolo nel tempo, è vero,
metta, potremmo dire, a fuoco, potremmo dire, perché un popolo riconosca la propria vocazione storica, il proprio compito, potremmo dire, nel tempo, la propria specificità dal punto di vista civile. Allora, è chiaro che tanto l'identità quanto la memoria non sono un contenitore vuoto. Ecco, giustamente, prima si faceva riferimento ad una prospettiva che, potremmo dire, in fondo è razionalistica e formalistica, ove certi termini sono pensati come dei contenitori capaci di accogliere qualsiasi contenuto, per cui ogni identità starebbe sullo stesso piano di qualsiasi altra identità, ogni memoria starebbe sullo stesso piano di qualsiasi altra memoria. E invece no, dicevamo, la identità ha un fondamento naturale, ha un fondamento ontologico, il che vuol dire appunto che l'identità di chi eventualmente ritiene che il suo ubi consistam, la sua essenza stia nella razionalità, non è uguale all'identità di chi eventualmente la nega, di chi la esclude o di chi la sostanzia nei modi più, potremmo dire, stravaganti o addirittura assurdi. E così analogamente per quanto riguarda la memoria, anche la memoria storica autentica ovviamente è filtrata sotto il profilo della valutazione razionale. Ma ancora la memoria si sedimenta nella tradizione. Quindi vi è un passaggio ulteriore, vero, da fare. Veniva ricordato giustamente all'inizio, la identità si sostanzia nella tradizione. La tradizione è più che la memoria, certo, la tradizione è più che la memoria. La tradizione anche in questo caso non è la tradizione puramente sociologica, non è cioè una rappresentazione che nasce dalla ricostruzione sulla base delle reiterazioni ricorrenti che non restituiscono mai né propriamente il particolare né propriamente l'universale, ma restituiscono, potremmo dire, una generalizzazione empirica. Non è ovviamente la tradizione qualcosa di volontaristico, noi vogliamo essere così nella maniera la più singolare inusuale o stravagante. E no, l'autentica tradizione ha, e giustamente anche questo veniva ricordato all'inizio, ha un significato assiologico. Anche in questo caso, quindi, è chiaro, non tutte le tradizioni stanno sullo stesso piano. Una tradizione autentica, che sia una tradizione civile, letteraria, artistica o quant'altro, una tradizione autentica trasmette ciò che è vagliato, trasmette ciò che vale, trasmette ciò che merita e quindi consegna ciò che si ritiene apprezzabile sotto un profilo ovviamente razionale, sotto un profilo del principio, sotto un profilo, potremmo dire, di valori. Quindi in fondo una tradizione autentica trasmette valori storici, cioè quelle espressioni del pensiero, dell'arte, della capacità scientifica, tecnica e quant'altro, che sono realizzazioni dell'ingegno, sono realizzazioni della capacità di pensare il vero, il bene, il bello e quant'altro. Quindi una tradizione nel senso astiologico del termine trasmette ciò che dicevamo è apprezzabile, ciò che merita, ciò che vale, e trasmette ancora ciò che ha avuto particolare incidenza nel plasmare, potremmo dire, l'anima di un popolo. Ecco, ovviamente uso questa espressione in un senso molto molto ampio,
tutti sanno che ci sono nella storia dei popoli delle espressioni letterarie, per esempio la penisola, i popoli della penisola, ci sono delle opere letterarie che hanno attraversato i secoli, ma questo accade per il Portogallo, accade per la Spagna, accade per la Francia, accade per in fondo per tutti i popoli. Vi sono delle espressioni letterarie, artistiche, civili, che ne esprimono in una maniera profondissima l'anima e che in fondo assicurano, attraverso quell'espressione che è sempre puntuale, che è sempre concretissima, assicurano una continuità nel tempo e nello spazio e insieme potremmo dire una capacità di entrare in correlazione con tutti quanti gli altri popoli. Quindi in questo senso una autentica tradizione, quella appunto che è, potremmo dire, oggetto di studio, di approfondimento nell'ambito del corso di cui si diceva, un'autentica tradizione è sempre particolare e universale. E potremmo dire in particolare la tradizione napoletana, questo ovviamente si riferisce a tutti i popoli, è vero, dall'Abruzzo alla Calabria, alla Puglia, eccetera, compreso ovviamente la Sicilia. Ebbene, questa tradizione ha particolarmente il segno dell'universalità, cioè è capace di lasciarsi intendere, lasciarsi apprezzare, lasciarsi cogliere in quei tratti di profondissima umanità, di profondissima capacità di comunicare, ma in fondo da parte di tutti. Anzi, potremmo dire un'autentica tradizione tanto più è particolare quanto più è universale, e tanto più è universale quanto più è particolare, perché ciò che è umano nel senso più alto, più profondo del termine, è sempre particolarissimamente universale, o potremmo dire viceversa, universalmente particolarissimo. E le lingue, per esempio, esprimono il pensiero è universale, certamente, ecco per questo da una lingua si può passare ad un'altra lingua, ma una lingua è sempre qualcosa di storico ed ha sempre delle sue virtualità comunicative, virtualità comunicative più o meno espresse in maniera alta in certe opere, per esempio letterarie, ma virtualità comunicative in fondo che possono dar luogo a ulteriori capolavori, a ulteriori sviluppi. In questo senso, quindi, la tradizione, è stato detto, non è ciò che passa, non è il passato, è ciò che resta. La tradizione non è il passato, è ciò che resta, e quindi ciò che dal passato vive nel presente e si proietta nel futuro. E quindi la tradizione dà luogo a dei legami vitali, dà luogo, potremmo dire, ad un tesoro. Tante volte, dal punto di vista dell'espressione storica, si è detto che la memoria è come uno scrigno, è un portagioie, che contiene cose di valore. Ebbene, per la tradizione si può ricorrere alla metafora del tesoro, in fondo ricercare quel tesoro di civiltà che è la tradizione, vuol dire in fondo ricercare i padri, ritrovare, potremmo dire, la profondità, non semplicemente l'estensione, ma la profondità, e quindi in questo senso il valore di ciò che si è arricchito con l'esperienza, di ciò che ha, potremmo dire, superato la prova della storia, la prova dell'esperienza, e che proprio per questo costituisce un legato, costituisce, potremmo dire, un complesso di acquisizioni che sono tali da essere offerte o da poter essere offerte alle generazioni future. Quindi la tradizione rappresenta la sedimentazione dell'esperienza, non rappresenta ciò che è stato, ma ciò che in fondo è, ciò che dura, non semplicemente ciò che si è verificato. La tradizione allora in questo senso
da sempre, potremmo dire, uno sguardo plenario che abbraccia il passato, il presente e l'avvenire. In questo senso si è detto che la tradizione costituisce una conversazione perenne, la conversazione che fa in modo che si incontrino nei principi e nelle opere che hanno dato luogo al sedimentarsi di una tradizione, che si incontrino, potremmo dire, i nonni e i nipoti, i padri e i figli, quelli che erano prima o che sono stati prima, quelli che sono e quelli che saranno. Quindi è chiaro che ritrovare la tradizione vuol dire ritrovare la solidarietà tra le generazioni, ritrovare questa solidarietà attraverso il tempo, ma ritrovarla anche attraverso lo spazio. Dunque, la tradizione in questo senso è un vincolo ideale e storico, un vincolo concretissimo che trattiene particolarmente le acquisizioni più alte. Quindi la tradizione non è la pura e semplice ripetizione. Edoardo, tra le tante cose che ha detto Gianni, nell'attesa che si possa ripristinare il collegamento, tra le cose che ha detto fino ad ora, io ne vorrei sottolineare una che è il discorso di Gianni è tutto da rimarcare, ma tra le cose che ha detto ce n'è una che è veramente importante. Lui ha detto a un certo punto che noi dobbiamo documentare le nostre ricerche, noi dobbiamo studiare la nostra tradizione. Tu hai detto che la tradizione ci consegna dei veri e propri anticorpi, ed è così, la tradizione ci consegna degli anticorpi rispetto al sistema nel quale stiamo scivolando. Ma Gianni ha detto una cosa importantissima: deve essere tutto documentato. E difatti chi sa, chi viene al corso sa benissimo che il corso è molto concreto, cioè non viene detta una, non viene fatta un'affermazione da parte di nessuno dei presenti se dietro a quell'affermazione non viene mostrato un documento. E possibilmente, anzi sempre, i documenti sono documenti originali, documenti dell'epoca, documenti che confermano pienamente quello che noi diciamo. Noi non ci basiamo mai su uno scritto di 20 anni fa che a sua volta aveva riportato una cosa scritta 20 anni prima. Noi andiamo sempre alla radice. Difatti, stavo parlando prima del precedente collegamento di quello che aveva fatto Salvatore Di Bella. Ha fatto una cosa bellissima l'ultima volta che noi abbiamo parlato in presenza, perché abbiamo riportato uno dei libri, non ricordo se il libro che avevi portato tu, Edoardo, o quello che avevo portato io, riportavano una frase di Ferrari, il deputato milanese che si battette contro l'annessione feroce, che voleva una specie di federalismo e che disse che Napoli era una delle città meravigliosa, organizzata molto meglio delle città del nord. Ebbene, questa frase stava in un discorso più ampio che non c'era. Invece Salvatore è tornato a casa, ha recuperato questo discorso nella sua interezza e lo ha messo sulla chat. Ed io l'ho letto poi la sera ed è bellissimo, e difatti lo conserverò, sicuramente sarà utilizzato anche in altre occasioni. Ma questo è il nostro modo di procedere. E come Gianni stava dicendo prima, noi non facciamo solo la teoria, non andiamo solo appresso ad affermazioni ipotetiche o a petizioni di principio. Noi documentiamo tutto, portiamo i fatti. Anche il lavoro che hai fatto tu sulla Spagna è stato documentatissimo, cioè non c'è stata una cosa che tu hai detto che non sia stata accompagnata da due o tre documenti. Quindi questa è una cosa importante che voglio sottolineare di quello che ha detto Gianni finora. E adesso ricedo la parola a Gianni, così può concludere, e poi dopo vediamo come continuare. Vai, Gianni. Sì, allora, prima che di cedere di nuovo la parola a Gianni, così conclude il suo discorso, poi dopo parla Enrico e dopo
se vediamo di rispondere a qualche domanda per quanto possibile. Io voglio anche precisare che poiché la nostra è una esposizione, ma è soprattutto una ricerca, ciascuno di noi parte dai dati che conosce e che, per esempio, per noi che viviamo a Napoli è più facile trovare delle rispondenze nella memoria storica di Napoli o nelle abitudini dei napoletani, ma sarebbe bello e necessario che questa analisi si estendesse a tutti i territori della nostra antica patria, no? Che noi sappiamo essere molto diversi. Per esempio, quando si parla di Puglia, io adesso ho visto che ci segue anche Egidio Vaglio, che è un amico pugliese che ho incontrato, ho avuto il piacere di incontrare a Lecce qualche mese fa. Ecco, quindi sono contento che ci seguano anche da lì. Voglio dire, la Puglia in realtà è un'espressione politica. Ai tempi del regno delle due Sicilie esistevano le province e la Puglia era divisa in tre province: Capitanata, Terra di Bari e Terra d'Otranto. In Terra d'Otranto addirittura si parla una lingua diversa. È vero che i linguisti parlano di lingue meridionali estreme, così usano con riferimento alla penisola italiana, e quindi però queste lingue sarebbero in linea di massima lingue napoletane e lingue Grazie. siciliane. La lingua napoletana ha tante varianti, e quindi che noi tutti conosciamo, è un'esperienza facile da conseguire. Per esempio, la terra d'Otranto ha una lingua che si avvicina al siciliano, è una variante del siciliano in verità. Quindi, linguisticamente, la terra d'Otranto, a cui apparteneva anche Matera, pensate, ecco, e la Calabria Ultra, cioè la parte più meridionale della Calabria, hanno una lingua che si avvicina molto al siciliano. Ecco, quindi, pur essendo ricomprese, essendo parti di regioni più ampie. Ora, tutte queste sono peculiarità che non è che sono insignificanti, perché se si parla una lingua diversa, vuol dire, per esempio, che nella terra d'Otranto c'è stata la civiltà dell'impero romano d'Oriente per molti secoli, mentre magari in Capitanata non c'era quell'apporto di quel tipo di civiltà. E lo stesso vale per la Calabria meridionale. E questo ha plasmato, perché una cosa è aver parlato greco per secoli, e una cosa invece aver parlato un altro tipo di volgare, cioè di lingua che deriva di lingua neolatina, di idioma neolatino. Tutte queste cose fanno la ricchezza di una identità, di una tradizione che ha le sue varianti. Quindi io mi dovrete scusare se io faccio troppi riferimenti a Napoli, ma questo è dovuto innanzitutto al fatto che io sono innamorato di Napoli, e quindi sicuramente la passione alle volte mi può annebbiare la vista, ma soprattutto il fatto che Napoli è una capitale, quindi ha avuto un rilievo oggettivamente particolare nel formare e nel temprare una determinata mentalità, e quindi è facile che se ne parli più spesso. Ma questo non vuol dire affatto che noi non abbiamo uguale rispetto e considerazione per le altre civiltà, per le altre varianti di tradizione che ci sono nella nostra patria. Le conosciamo semplicemente meno, quindi abbiamo bisogno dell'apporto di tutti. Chi vive in una regione, in una provincia che ha una tradizione peculiare, ci fa tanto piacere se la pone in rilievo e ce la fa conoscere. Ecco. Perché è una ricerca. Noi stiamo ricercando da napoletani quello che c'è a Napoli, ma ciascuno dovrebbe ricercare e mettere in comune questo patrimonio. Così impariamo a volerci bene e a capirci nelle cose che ci accomunano e nelle diversità. Quindi, fatta questa precisazione, ricedo la parola a Gianni, così può
può portare a termine il suo intervento che abbia una conclusione compiuta. Sì. Allora, grazie. Aggiungo soltanto due osservazioni. Quindi, una tradizione autentica trattiene e trasmette le acquisizioni più alte. Dicevo, e insisto sul punto, tradizione non è pure semplice ripetizione, no, è piuttosto acquisizione e trasmissione dei momenti alti che costituiscono, potremmo dire, la premessa e in certo modo quindi anche la misura per ulteriori traguardi e per la realizzazione di ulteriori sviluppi, in un senso quindi di svolgimento, in un senso quindi potremmo dire di perfezionamento. In questo senso quindi una tradizione autentica è precisamente la acquisizione e la trasmissione di ciò che ha espresso l'esigenza e l'attuazione della tensione perfettiva, dell'impegno perfettivo che è proprio dell'essere umano, che è finalisticamente caratterizzante l'essere umano e anche finalisticamente caratterizzante delle diverse comunità storiche. Quindi si capisce allora che la tradizione non ha alcuna rivalità con il progresso, anzi la tradizione è la premessa di ogni vero progresso, di ogni progresso qualitativo. È stato detto da un autore spagnolo che in fondo la tradizione è progresso trasmesso. Progresso ovviamente in senso verticale, non nel senso potremmo dire di un incremento quantitativo o puramente diacronico, ma nel senso appunto, ripeto, di accrescimento sotto il profilo del perfezionamento. In questo senso allora, ripeto, si coglie il carattere perfettivo e la ricchezza della tradizione. La perdita della tradizione è un impoverimento sotto il profilo intellettuale e morale. Il ritrovamento, l'acquisizione, la trasmissione di una tradizione autentica è invece, potremmo dire, pegno dell'avvenire, pegno di sviluppo e quindi premessa appunto di ogni autentico ritrovamento del bene comune. Anzi, in fondo, la tradizione autentica è parte integrante del bene comune nella sua concrezione storica ed è elemento propulsivo del bene comune. In particolare, l'ultima osservazione per quanto riguarda la tradizione dei popoli che vanno, ripeto, appunto in fondo dagli Abruzzi alle Calabrie, alle Puglie, alla Sicilia, e beh, risente, anzi, trova insieme in una fecondità storica, altissima. Beh, trova insieme l'eredità greca, l'eredità romana e l'eredità cristiana in un crogiolo, in una fermentazione storica ricchissima di acquisizioni, ricchissima di risultati. Tutto questo poi si traduce anche in un'innumerevole quantità di varianti, di sviluppi, di attuazioni, di concretizzazioni. Tutto questo è una ricchezza. Tutto questo va ritrovato proprio come premessa, pegno e potremmo dire base per un autentico lavoro di ricostruzione e di azione appunto tesa alla realizzazione del bene comune. Mi fermo qui e chiedo scusa per le interruzioni, ovviamente non dovute alla mia volontà, ma a problemi tecnici. Allora, nel passare la parola a Enrico, io voglio precisare una cosa, che noi, a proposito del concetto di progresso, abbiamo un concetto, abbiamo un'idea completamente diversa da quella che prevale nei mezzi di informazione conformisti e nell'opinione della gente che non riflette. Per noi il progresso non è il potenziamento delle facoltà materiali dell'essere umano. Cioè, quello sì, quello può essere un miglioramento,
Ma il vero progresso, quello che ti fa vivere meglio, è il progresso spirituale, cioè quello che ti rende una persona migliore, che migliora le relazioni comunitarie, l'affiatamento, il perseguimento degli scopi comuni. Una volta, questa era l'idea di progresso. Il progresso, si aveva progresso quando una comunità diventava migliore, più comprensiva delle esigenze degli altri, più aperta, come possiamo dire, più virtuosa, più virtuosa. Esiste la virtù. Diceva Dante, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, cioè non solo la conoscenza senza virtù ci porta alla guerra mondiale, ci porta alla distruzione. Oggi si considera progresso quello che ti fa diventare più forte, più veloce, più alto, più potente. Ma tutto questo senza una mente dotata di virtù che lo dirige è un impazzimento, è un delirio. Ecco, invece per me è molto più importante che nella nostra famiglia ci si voglia bene, ci si rispetti, ci si capisca, si contemperino le esigenze rispettive, piuttosto che torniamo, scusatemi l'immagine, tutti palestrati, tutti forti, tutti con le correzioni di chirurgia estetica dei nostri limiti, e siamo una famiglia da baraccone, non una famiglia vera. E questo infatti è un mondo bizzarro, un mondo di folli, un mondo di folli in cui noi non ci ritroviamo più. E queste cose, queste riflessioni, sono riflessioni che hanno proprio lo scopo di renderci più refrattari a queste influenze maligne, a queste influenze folli, per dare un po' di saggezza a un mondo che ne ha tanto bisogno. Prego, Enrico. Edoardo, io farei delle piccolissime considerazioni sulle cose dette perché sono ansioso di passare alle domande, anzi sono molto curioso di sapere che domande ci stanno facendo. La tradizione è una ricchezza, la tradizione ci arricchisce, siamo più ricchi se abbiamo questa cosa. È un bene immateriale, ma è un bene immateriale che ci arricchisce enormemente. E questa è la prima cosa che volevo dire. Poi volevo dire una cosa a proposito di quello che hai detto tu. Noi tre, noi tutti quanti questi, i frequentatori del corso, siamo i primi che vogliamo imparare, ma siamo anche i primi pronti a cambiare, la nostra impostazione, a dare spazio agli altri. Quindi io inviterei veramente, seriamente, non solo in maniera estemporanea, proprio in maniera concreta, tutti i nostri soci che vivono in terre lontane da Napoli, nelle quali noi non possiamo andare materialmente a fare delle ricerche perché non abbiamo né i tempi né i mezzi per farlo, ad approfondire le cose più importanti del loro territorio e poi quando saranno pronti vengono a portare questa loro esperienza da noi. Noi li aspettiamo e magari questi interventi che saranno particolarmente importanti perché saranno più sporadici, li registriamo in maniera che teniamo conservato il documento. Ma per noi è importante sapere. Ecco, tante cose della Puglia, della Basilicata, anche dell'Abruzzo, che sono terre ricchissime di fermenti, di storia, di arte. E sono tutte terre che hanno avuto delle storie anche un po' particolari. Sì, è vero che il Sud ha avuto tutta una grande storia in comune, ma poi ci sono state tante storie particolari. Per esempio, tu ricordavi che il Sud della Puglia. Ma anche il sud della Calabria sono rimasti bizantini, sono stati degli stati bizantini lontani dall'impero bizantino, dei quali l'impero bizantino si è quasi disinteressato fino al Novecento. Cioè, per l'impero bizantino, questi stati che combattevano disperatamente, si difendevano disperatamente dai longobardi, e non hai idea di quanto sia stata disperata
questa difesa, per l'impero bizantino quasi non esistevano. Poi nel Novecento un imperatore bizantino che viene soprannominato il restauratore, ma non ricordo se era, insomma, uno dei soliti nomi comunque, si ricordò improvvisamente di questi stati, di questi bizantini che vivevano lontani della patria, mandò degli eserciti e cominciò la cosiddetta riconquista. Difatti i bizantini dal sud della Calabria nell'anno 1000, nell'anno 1100 eccetera, poi ovviamente adesso sto parlando in maniera molto generale, ma queste cose le posso anche raccontare in maniera molto più specifica, riconquistarono quasi tutta la Calabria. Lasciarono ai Longobardi solo una striscia nel nord della Calabria. Quando poi arrivarono i Normanni cominciò un'altra guerra terribile. Quindi tutte queste cose può saperle chi, lo storico, lo studioso locale, noi, però noi siamo i primi a volerle sapere, Edoardo, è così, siamo pronti ad accogliere chi ci porterà questi contributi, ma veramente a braccia aperte. E quindi anche la Sicilia, no? Per esempio, io spesso dico che noi da tradizionalisti rispettiamo la tradizione istituzionale di Palermo Capitale, ci mancherebbe altro, ecco, e quindi non pretendiamo assolutamente, a differenza di quanto hanno fatto i piemontesi, i Savoia, di influire o di provare a condizionare le scelte dei siciliani. Però poi vi è anche da dire, per esempio, che Messina rivendica un ruolo storico nell'ambito della Sicilia per la sua importanza e per la sua centralità in determinati periodi della storia siciliana. Io, diciamo, non metto lingua perché, ripeto, sono questioni che possono essere delicate nei rapporti fra i siciliani, però sarebbe bello che anche i siciliani se ne occupassero e approfondissero determinate cose, abbandonando la rappresentazione convenzionale che viene fatta anche della storia siciliana, ecco, perché la rappresentazione convenzionale ci porta fuori strada e ci porta a non capire nulla di quello che noi siamo. Quindi ci sono tante cose belle, però noi stiamo partendo da approfondire tante diversità. Noi dobbiamo partire proprio dall'ABC, perché stiamo dicendo a qualcuno delle cose che sono veramente nuove. Quindi fargli cogliere la differenza tra calabrese della Calabria Citra e calabrese della Calabria Ultra magari è un punto di approdo rispetto a quello di capire che noi siamo tutt'altra cosa rispetto all'ideologia dominante oggi e diciamo veicolata dai mezzi di informazione. Sì, a proposito di quello che dicevi tu prima, a volte io scherzando con i miei amici così facciamo delle battute, io dico ma com'è che questo mondo noi non lo capiamo, e io dico sempre, ma questo è un mondo al contrario, se tu lo vuoi capire devi ragionare tutto al contrario di come ragioneresti se fossi una persona responsabile. È un mondo al contrario, però e questo è il triste mondo nel quale ci è toccato vivere. E volevo chiederti, Edoardo, tu hai il polso della situazione, da dove ti stanno seguendo? E allora stanno seguendo, vedo che c'è un seguito un po' maggiore rispetto alle mie dirette del martedì, vedo dei nomi nuovi dalla Lucania, dall'Abruzzo, dalla Calabria, ci sono i nostri carissimi amici che conosciamo, associati, c'è anche Vincenzo Pozzolano che è napoletanissimo ma vive al nord, e ci sono anche delle persone nuove, ma comunque si sono superate le 50, quelli che hanno scritto saranno una ventina, ecco. Di domande particolari
particolari, per la verità, vedo che sono d'accordo con le cose che sono state dette, mi sembra che i giudizi siano tutti positivi. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, le Questo è il faccia adesso. momento. Questo è, Questo è il momento. mi fa piacere che ti seguono anche dall'Abruzzo perché io sono per metà abruzzese. Fagnano è un cognome diffusissimo in Abruzzo. Sì, ci sono dei paesi dove quasi tutti si chiamano Fagnano, e, famiglia numerosissima. Quindi e gli abruzzesi si sentono molto vicini a noi napoletani. Mio padre, per esempio, è il tipico esempio di napoletano non nato a Napoli, perché lui è un napoletano che per una pura combinazione era nato a Torre dei Passeri, ma era più napoletano dei napoletani, ma sono tanti i napoletani che non Allora sono Enrico, nati. guarda, ti voglio dire una cosa, che l'emozione che io provo tutti gli anni nell'andare a Civitella del Tronto, è arrivato lì, per entrare nella città antica si passa attraverso Porta Napoli. Ora, Porta Napoli. allora, se tu pensi che là ci vogliono, diciamo, 3 ore e mezzo, aggiungendo le soste, ci vogliono 4 ore buone per arrivare. Quindi immagina una volta che non c'erano i mezzi di trasporto che ci sono oggi, eppure in questo luogo, che è il più lontano poi da Napoli, perlomeno nella direzione nord, c'era questo legame, cioè per antonomasia, nei confronti della capitale. Sinceramente è una cosa bella e penso che i popoli dovrebbero coltivare questi legami. Apparteniamo alla stessa famiglia. Essere parte di una famiglia non vuol dire avercela con le altre. Questo purtroppo lo dobbiamo precisare, perché il nazionalismo è un altro dei frutti della mala pianta della rivoluzione francese, delle ideologie che da essa sono scaturite. Cioè, l'idea che si debba odiare il diverso è un'idea che è alimentata dall'odio ideologico, come ho detto anche a proposito della cattiva stampa che gode Napoli, il sud in genere, e Napoli in particolare, che ha una nascita, vedi che tu hai ricollegato anche all'opera indefessa dei fuoriusciti napoletani, che parlavano malissimo del loro paese, forse anche, aggiungo io, con una punta di rimpianto, come quando uno è costretto a lasciare una ragazza e ne parla male perché il discorso della volpe e il lupo. Però poi dopo hanno continuato alacremente a parlarne male, e se non potevano, e parlavano male anche del popolo, perché questo popolo aveva la colpa, come dice quell'autrice francese di quel libro che vi ho citato, che tu hai anche acquistato, Après l'annexion. Dice appunto che costoro erano diventati degli attivi propagandisti e odiavano, detestavano il popolo di Napoli perché il popolo aveva la colpa di sostenere la monarchia che loro detestavano. Ecco, quindi, poiché il popolo sosteneva la monarchia, era un popolo arretrato, un popolo di selvaggi, ancora oggi dicono così, i giacobini oggi ancora rappresentano il nostro popolo in questo modo. E E questi quindi napoletani sono gli eredi di quei fuoriusciti che scesero a Napoli solamente per denigrare Napoli. Ma non ti dimenticare, Edoardo, che quando Ricasoli vuole fare il lavoro sporco, ma è costretto a rivolgersi a un fuoriuscito, non perché è costretto a rivolgersi a Massari, perché quando manda la prima commissione a studiare il brigantaggio, che è composta da parlamentari di tutte le regioni, e quindi gli porta una relazione oggettiva, e esce fuori che il brigantaggio è dovuto alla miseria che è stata causata dall'occupazione. E quella relazione non andava bene, ci voleva una relazione falsa, e lui la manda, chi manda? Manda un fuoriuscito, mica manda un altro, un piemontese. I piemontesi non.
non erano così asserviti come i nostri fuoriusciti. Sì, è lì sì, che, sì, è là che comincia questa generazione di napoletani generalmente abbastanza benestanti, abbastanza distanti dal popolo, che in una sorta di staffetta da generazione a generazione hanno conservato questo malvezzo di denigrare il nostro popolo. Ed è una cosa che poi ci misero il carico da 90 gli inglesi con la faccenda delle lettere di Gladstone. C'è stato le lettere di Gladstone, attenzione, sono del 1851, cioè attenzione alla data, il momento nel quale bisogna mettere il piede sull'acceleratore, perché si sta preparando il cambio di regime. E non ci dimentichiamo che Gladstone era interessato in prima persona nell'affare delle miniere dello Zolfo, cioè era uno dei titolari delle imprese che lavoravano in Sicilia, quindi aveva anche un interesse personale a scalzare Ferdinando o i Borbone prima che scadesse la nuova concessione. Vabbè, è una situazione complessa che adesso in pochi minuti non possiamo... Noi, va bene, magari più in là noi proveremo a fare questo corso online una volta al mese, ci proviamo, ecco. Le altre tre le farò le altre tre lunedì, se Dio vuole, li faremo in presenza i corsi. Quindi piano piano ci avvicineremo anche a trattare questo, perché poi alla fine le radici di quest'odio antinapoletano si intrecciano con l'odio anti-ispanico, come abbiamo avuto modo di dire nelle due o tre sedute che abbiamo dedicato a questo cruciale problema, che però a questa questione della ispanità del Mezzogiorno, il periodo ispanico che ci ha segnato, perché è il periodo oltretutto in cui l'Europa si è spaccata. Si è spaccata, pensate un po', è come se due continenti, una faglia attraversa un continente, oppure una faglia di tellurica attraversa una città, e tu ti trovi con la tua casa da una parte della faglia e altri si trovano dall'altra parte. E quando questa spaccatura è avvenuta, noi stavamo mani, piedi, casa e tutto da una certa parte, la parte delle Spagne. E questo ci è andato bene fino a che le Spagne hanno trionfato. Quando le Spagne hanno cominciato a decadere, siamo stati trascinati nella contesa dell'odio ideologico e siamo decaduti e siamo diventati bersaglio di questo tipo di odio. Ecco, e quindi il problema è molto complesso, ma ci torneremo. Allora, io qui ho una domanda di Massimo Santo, che dice: la tradizione, oltre al depositato storico, sociologico e ideologico, può essere anche la traccia di ritorno che il superiore ha lasciato all'uomo attraverso sue incarnazioni nel corso dei secoli? Allora, guarda, lascerei la risposta a Gianni. Gianni, te la rileggo la domanda. Grazie, sì, grazie, ecco, perché è caduto in collegamento. Dice Massimo Santo: la tradizione, oltre al lascito storico, sociologico e ideologico, può essere anche la traccia di ritorno che il superiore, cioè la divinità, ha lasciato all'uomo attraverso le sue incarnazioni nel corso dei secoli. Questa è la domanda letteralmente espressa. Sì. Incarnazioni, l'incarnazione è una sola ed è qualcosa di assolutamente unico e singolarissimo nella storia. Prenderei la domanda in questo senso: la tradizione ha un carattere verticale proprio nel suo sviluppo orizzontale. Quindi in questo senso certamente nella tradizione, che sia appunto civile, artistica, letteraria, religiosa, eccetera, il momento verticale è quello fondativo. Giustissimo.
il momento verticale è quello essenziale, cioè è il momento dei principi, è la sostanza che attraversa, potremmo dire, il tempo. E quindi in questo senso certamente la tradizione è qualcosa di intrinsecamente generato dalla trascendenza. Quindi la tradizione non è qualcosa, potremmo dire, di sociologico, non è qualcosa di volontaristico, non è qualcosa di ideologico. Tutte queste accezioni della tradizione la riducono ad un portato puramente orizzontale. Invece la domanda contiene veramente uno spunto molto bello, molto bello, molto significativo, che a mio avviso va giustamente accolto e sottolineato. Cioè la tradizione è innanzitutto una dimensione verticale, di trascendenza, e proprio per questo essa si svolge, diciamo così, si incarna, dà luogo a delle espressioni alte e a delle espressioni capaci quindi di durare nel tempo, e quindi di essere elemento appunto di stabilità, elemento quindi di sviluppo ulteriore proprio rispetto a ciò che è successivamente, ma che in fondo sta sul medesimo fondamento proprio in quanto appartiene all'universo storico e all'universo umano. E quindi vedete, questo vi dà un po' un'idea di come le domande ci portino ad aprire delle finestre importanti, importanti. Cioè, alla fine la tradizione correttamente intesa è veramente un qualche cosa che reca l'impronta del trascendente, di un progetto provvidenziale. Non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco, è qualcosa di prezioso, oltretutto frutto del lavoro amorevole e sofferto di generazioni che hanno provato a valorizzare le cose che ritenevano belle e utili e hanno provato a accantonare, a superare quelle invece meno valide. Poi possono aver qualche volta imboccato una strada sbagliata, ma c'è una forza che col tempo di solito tende a raddrizzare, le cose. E quindi questo è stato e avviene anche a livello istituzionale. Infatti io ho diverse volte citato una frase di uno studioso italiano del Novecento, Giuseppe Capograssi, che dice il problema dello Stato italiano che è nato da un altro Stato, lo Stato piemontese, e che si è imposto con la forza e ha stravolto istituzioni che erano frutto di un lavoro, una sedimentazione di secoli. Non so se mi spiego. Cioè, voi vedete, nelle nostre famiglie ci sono delle abitudini, usanze, ovviamente non salgono al rango di tradizioni, però nel nostro piccolo le nostre famiglie hanno delle abitudini inveterate, perfino nel dove riporre un oggetto o nel posto che si occupa a tavola, eccetera eccetera. E poi negli equilibri psicologici molto delicati che ci sono, a volte sono taciti, no? Rapporti di rispetto, di competizione, e che si trova un equilibrio. Si trova alla fine un equilibrio, perché altrimenti ci si tira i piatti in testa. Ecco, questo equilibrio si sedimenta in abitudini, ma se arriva uno in casa e dice da domani voi fate così e così e così e stravolge la vostra vita secondo i suoi criteri, la vita diventa un inferno. Non so se mi spiego. E questo è stato fatto. Questo è stato fatto con noi. Perciò quando la gente parla di dominazioni con riguardo al succedersi delle dinastie regnanti nel territorio delle due Sicilie, dice una imprecisione, perché qua se c'è stata una dominazione nel senso di prepotenza da parte dell'autorità, ed è stata anche un'usurpazione, è stata quella dei Savoia, perché le altre monarchie venivano ad amministrare una situazione che prevedeva una serie di
istituzioni minori. Era una macchina complessa, molto articolata, il nostro regno, e di solito non veniva stravolta, cambiavano i vertici, ma per il resto il regno poteva camminare anche da solo. Non so se mi spiego. Come se cambia l'amministratore del condominio, però la famiglia continua a regolarsi, come magari pagherà una bolletta più salata, magari non potrà stendere i panni da un certo lato del palazzo, però alla fine la vita continua secondo i ritmi normali. Questi invece sono entrati in casa, hanno distrutto i mobili che c'erano, hanno sfrattato la gente e hanno messo qualcuno che comandava a casa nostra. È stato uno scempio che grida vendetta, ma noi non vogliamo vendetta perché siamo cristiani. Ecco. Allora, se non ci sono altre domande, cari amici, allora, che dice Marcello Palermitano? Il trascendente per eccellenza fu San Gaetano Thiene, oggi dimenticato dai napoletani, uno dei pochi che effettivamente ha fatto qualcosa per i napoletani e Napoli. Ora, Gaetano Thiene è il santo effigiato in quella magnifica statua con quel gesto barocco di abbraccio e di espansione che campeggia in piazza San Gaetano. Però penso che Gianni sia tra di noi quello che più conosce le figure dei santi, quindi forse è lui che può rispondere Sì, meglio di me. anche questa domanda, questa osservazione è molto molto appropriata, è molto suggestiva, è molto significativa, quindi ringrazio chi l'ha fatto. E San Gaetano è un santo di altissimo rilievo dell'età della Controriforma. È interessante rimarcare che San Gaetano era un veneto che arrivò a Napoli, si trovò benissimo a Napoli. Offrì la propria vita perché cessasse la peste e poco dopo aver contratto il morbo e essere deceduto, veramente la peste cessò. San Gaetano è carissimo ai napoletani, è uno dei patroni della città. Sulle porte della città spesso si ritrova l'effigie di San Gaetano. Per esempio a Porta San Gennaro, ma non solo a Porta San Gennaro. Quindi l'esempio di San Gaetano veramente è molto molto bello. Che testimonia appunto si può dire di una continuità tra le tradizioni dei popoli della penisola, di tanti elementi comuni per cui viaggiare da un capo all'altro della penisola. Prima della nascita dello Stato unitario era assolutamente, assolutamente normale. Comunicare tra un popolo e l'altro all'interno, diciamo, della compagine e tra le diverse compagini storiche della penisola era assolutamente normale. E Gaetano, ripeto, era un uomo del Veneto che non solo non aveva nessuna difficoltà a vivere a Napoli, ma a Napoli svolse in maniera preziosa, in maniera molto incisiva, il suo apostolato, e a Napoli l'ordine dei teatini fondati appunto da San Gaetano Thiene e da Gian Pietro Carafa ebbe, potremmo dire, uno dei suoi punti di maggiore sviluppo, ebbe in fondo la sua culla o comunque insomma un momento decisivo del suo sviluppo. I teatini furono è stato scritto sotto il profilo storico il modello del clero tridentino, clero zelante, colto e asceticamente molto diciamo esemplare. E quindi il riferimento certamente a San Gaetano, ripeto, è felicissimo per cogliere appunto insieme un momento alto della tradizione, che si può dire San Gaetano è il modello alto della tradizione napoletana, certamente. È modello alto anche della tradizione veneta, certo, in un modo tale in cui, in fondo, nella esistenza di San Gaetano tornano insieme, vivono insieme, diciamo così, in maniera simbiotica, sia la civiltà veneta, sia la civiltà napoletana nel suo senso più ampio. E San Gaetano, però,
ugualmente come tutti i santi è universale, e la missione di San Gaetano ha travalicato certamente i confini della penisola e in questo senso anche ha dimostrato la fecondità storica di un'eredità che è civile, religiosa, intellettuale, che è stata capace di proiettarsi appunto anche in terre lontanissime e di portare frutti importanti e preziosi. Bene, allora io adesso, poiché l'ora si sta facendo veramente tarda, risponderei soltanto alla domanda. Dunque, a parte il fatto che devo dire che nonostante che non siamo in presenza, le domande sono state di livello veramente elevato, e quindi mi compiaccio. C'è qui una domanda di Martino Di Matteo che dice: quanto è importante secondo voi introdurre lo studio della lingua napoletana nelle scuole dei nostri figli? Sarebbe molto importante. Pensate che un popolo come l'irlandese si è attaccato alla memoria della propria lingua d'origine, perché contro il gaelico si appuntò l'ira e la furia dei britannici, degli inglesi, quando colonizzarono l'Irlanda. Fu proibita la lingua gaelica, ecco, fu proibita, cioè fu penalizzata pesantemente anche la religione cattolica. Per esempio, i cattolici non potevano possedere delle terre, per cui figuratevi, furono espropriate tutte le terre, passarono nelle mani dei protestanti, dei sparuti protestanti. Quindi veramente fu un sistema perfetto per suscitare odio inestinguibile. Immaginate, pensate che adesso, quando io andai in Irlanda, che erano i tempi del primo, no, da poco era stato vinto lo scudetto dal Napoli e il mondiale da Maradona, e mi dicevano: Napoli, grande Napoli, gliel'avete fatta vedere agli inglesi, eccetera, eccetera. E poi mi raccontavano che le chiese protestanti, non che sono tante, perché furono trasformate, che le chiese cattoliche in chiese protestanti, però non avevano i soldi per gestirle, e quindi infatti sono trasformate in empori, cose oscene. E quindi furono, a un certo punto, una buona parte di esse furono offerte alla comunità cattolica. E beh, gli irlandesi non le vollero. Non le vollero perché dissero che ormai erano profanate. Quindi oggi in Irlanda il gaelico, che è una lingua quasi morta, perché si parla solo nelle isole Aran e in pochi villaggi della costa occidentale, lì se fate una domanda in inglese fanno finta di non capire, no? Pure se gli chiedete dov'è l'albergo o cose del genere, fanno finta di non capire, i simpatici abitanti del luogo. Ecco, il gaelico è diventata lingua obbligatoria nelle scuole, lo stesso nome del paese, della nazione è Eire, quindi in gaelico è una lingua obbligatoria. Ora io non pretendo questo. Ovviamente il napoletano ha delle varianti, quindi sarebbe molto bene che in ciascuna provincia del regno si imparasse la lingua locale, l'idioma locale, con dei riferimenti però alle opere più importanti della letteratura o della musica o della commedia, che sono state scritte, di solito venivano scritte in napoletano, ma ce ne sono anche scritte in altre lingue. Abbiamo dei poeti in vernacolo sia in Sicilia che diciamo nella parte continentale del regno. Quindi a me farebbe molto piacere, perché se uno impara il napoletano e se dopo legge Giambattista Basile, entra in un paradiso di godimento infinito e di profondità culturale, e questo ai nostri figli viene pressoché, alla nostra gente viene pressoché negato. Quindi ovviamente io direi non bisogna nemmeno spingersi fino alle cose obbligatorie. Deve essere un'offerta che le scuole devono fare per far amare, conoscere, perché se un professore è cattivo, tu la materia non la amerai mai. Noi vogliamo invece che la nostra tradizione, la nostra lingua. Mio padre già mi diceva
Cioè io un napoletano non lo sapevo perché tante parole non le conoscevo più. Ed è vero. Guardate che il vocabolario napoletano ha più vocaboli di quello italiano, molti di più. Perché c'è una Renato De Falco ha scritto un libretto molto simpatico in cui dice i 100 modi per descrivere le percosse, le botte, le busse, le mazzate. In napoletano ci stanno 100 modi diversi almeno di definirle. E leggendo Giambattista Basile e altri autori molto fecondi di quell'epoca meravigliosa tra il 600 e il 700, trovate delle chicche meravigliose. Quindi sì, bisognerebbe valorizzare la cultura napoletana. Già Edoardo De Filippo nelle sue commedie usavano un napoletano italianizzato. Io che amo pure tanto Natale in casa Cubiello, sinceramente quando lui per dire i calzini dice i pedalini, sinceramente mi viene un moto di repulsione perché lui cercava di farsi capire da un pubblico generalista, diciamo. Sì, la lingua, la nostra lingua, le nostre lingue napoletana e siciliana, in tutte le varianti vanno valorizzate ed è un peccato che si perdano. Io penso che finché rimane l'inflessione e qualche parola fondamentale, ancora ci possiamo salvare. Ma se dovessero passare di moda, essere sostituite da vocaboli sciatti della modernità, alcune parole chiave, allora arriveremo al punto di non ritorno e questo sarebbe una perdita non solo per noi, ma penso per l'intera cultura mondiale. Ecco. Per fortuna ci sono le canzoni napoletane che tendono a perpetuare il ricordo. Vabbè, ovviamente quando si comincia con questi dibattiti, come accade al corso in presenza, potremmo continuare fino alle 2 di notte, non si finisce più perché come quando eravamo ragazzi e parlavamo e passavamo le nottate a parlare, però adesso abbiamo delle famiglie, tutti voi le avete, io non ho più l'età per fare le nottate. Già ieri Gigi Lista mi ha trattenuto fino all'una meno 20, ecco, in una diretta. E quindi diciamo che penso che è il momento di congedarci. Ecco, Vincenzo Pozzolani dice: l'italiano e il napoletano sono due lingue diverse. Sì, sono due lingue ne neolatine. A parte che l'italiano non esiste, esiste il toscano, che con qualche variante è stata eletta a lingua italica. Ma se sono lingue neolatine, tant'è vero che quando io ho aiutato il sacerdote. Adesso mi sfugge il nome, comunque a Antonio fare la Luiso. traduzione Antonio Luiz, grazie, a fare cioè, la traduzione l'ha fatta lui, però io ogni tanto lui si consultava con me per certi termini del Vangelo di San Marco, ecco, che lui era propenso per un certo napoletano più esplicito, io ero per un napoletano più letterario, tutto sommato, ma poi non c'è un'Accademia della Crusca per il napoletano, quindi bisogna rifarsi agli autori più grandi, eccetera, eccetera. E quindi noi facemmo il testo in latino e il testo napoletano, e non c'era l'italiano, proprio per sottolineare che il napoletano deriva dal latino, è una lingua neolatina con tante parole di origine greca e tante anche di origine diverse, ma ha una linea parallela. Non si può dire affatto, è sbagliato dire che l'italiano è la lingua madre. No, la lingua madre è il latino, così che è la lingua madre dell'italiano, del francese, del portoghese, dello spagnolo e del rumeno, eccetera, eccetera. Vabbè, allora, non so se volete dare un saluto con qualche frase particolare oppure semplicemente ci diamo la buonanotte, ci facciamo gli auguri di buon Natale e vi ho dato una mezza promessa, perché se vedo che i primi incontri del 2023 andranno deserti, io la diretta online non la farò mai più. Perché non voglio rovinare questa cosa bella che stiamo facendo a Napoli. Poi la possiamo anche replicare, possiamo farci una bella gita quando il tempo è buono, vi veniamo a trovare e facciamo
un bel pomeriggio tutti quanti insieme e parliamo di queste belle cose. Però lo dovete organizzare voi, perché non è che posso, ognuno comanda a casa sua. Va bene? Allora, io saluto, se volete mandare un saluto, anche voi. Salutiamo anche noi, Gianni. Vai. Sì, no, semplicemente un saluto cordialissimo a tutti i partecipanti. Rinnovo l'invito a partecipare personalmente in presenza, come si dice, al corso e faccio i migliori auguri per il Santo Natale a tutti i partecipanti, a tutti gli associati a Sud e Civiltà e a tutte le loro famiglie. Io pure faccio gli auguri a tutti e chiudo dicendo che tutto sommato questo esperimento online sul quale io avevo qualche perplessità, non so se l'ho detto, ma avevo delle perplessità, mi sembra che invece sia andato molto bene. Speravo Bene, che allora la sperando presenza. che non si prendano il braccio con tutti i Va bene, va comunque bene. voglio anche anticiparvi che abbiamo previsto un concerto sempre a Napoli, ahimè, di musiche alfonziane, cioè di musiche religiose e natalizie di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che si dovrebbe tenere nella Basilica di San Paolo Maggiore. Proprio a Piazza San Gaetano a Napoli, dovrebbe essere il 2 gennaio, però aspettiamo conferma perché i cantanti e i musicisti stanno facendo un po' le bizze sulle date, prima dicono di sì, poi cambiano idea, ma avranno sicuramente le loro ragioni. Ve lo comunicheremo. Se non ce la facciamo a farlo prima dell'Epifania, vorrà dire che non si fa nulla perché queste sono musiche che devono cadere nel periodo natalizio, va bene? E Va vi bene. comunicherò una cosa. Va bene, di nuovo auguri a Saluti. tutti Allora, e in bocca Edoardo, al lupo. noi ci vediamo alle 3 domani pomeriggio, ok? Ci vedi, ti aspetto a casa mia alle 3. Ok, Va ciao allora. bene? Gianni, un Ciao, abbraccio forte. buonanotte, buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte.